La redazione del Valdostrano vi presenta Radio Web Il Valdostrano, informazione ed intrattenimento. Siamo Valdostrani. Perché i migliori sono strani. Valdostrano. Non sei un Valdostrano. Perché il più strano è meno strano. La prospettiva è Valdostrana. Comunichiamo ciò che siamo e scommettiamo su ciò che facciamo. Italia-Germania, Rice Master Yen, Momo ai controlli, Sago. La mia zia, io la chiamo Anto, lei che mi portava sul cofano dell'auto. Lei mi ha fatto fare le cose più pazze, lei che mi spingeva ad approcciare le ragazze. La rubrica L'intervista del Valdostrano, oggi con noi Andrea Sago. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ciao. Ti vuoi presentare, dirci chi sei? Sì, sono Andrea, detto Sago, cognome di Renzo. E niente, i miei genitori sono originari dell'Abruzzo, ma io sono nato qua nell'80, 30 luglio, quindi ho oggi 42 anni. E mi piace molto la musica rap, per cui scrivo e pubblico canzoni di questo genere e in più faccio anche l'educatore. Ok. Ti puoi dire come hai scelto questo genere musicale? Sì, direi che è lui che ha scelto me, nel senso che è stata una cosa molto istintiva. Quando ho cominciato a sentire questo genere musicale grazie a un compagno di scuola, ho sentito un forte richiamo. Mi piaceva proprio questo genere ritmato, dove le parole erano scandite bene e dove il messaggio della canzone era molto importante. E quindi da lì mi sono appassionato e poi piano piano ho iniziato anche a fare delle cose mie. E cosa ti aspetti dalla musica? Il mio futuro è, diciamo che mi aspetto di poter continuare a fare questo genere musicale, riuscendo a comunicare sempre più persone attraverso le mie canzoni. L'obiettivo è quello. Infatti vi ringrazio di avermi invitato, perché è un piacere. Grazie. Quali emozioni ti trasmette? Beh, diciamo che la musica rap, in generale la musica, perché ormai crescendo ho imparato ad ascoltare tutti i generi, perché tutti i generi musicali hanno qualcosa di interessante. Man mano che sono cresciuto ho imparato ad ascoltare, quindi il rap è stato quello che mi ha catturato per primo, ma poi piano piano sono riuscito a comprendere tanti altri generi musicali. E diciamo che le canzoni che mi piacciono sono quelle che mi emozionano, cioè mi fanno proprio vibrare, mi fanno emozionare, a volte mi fanno commuovere, mi fanno venire i brividi, cioè una reazione molto fisica e istintiva. E poi ci sono anche canzoni che mi stimolano a livello anche intellettivo, cioè un testo scritto bene mi stimola molto. Qual è la soddisfazione personale più grande che ti ha dato la musica? Beh, riuscire a fare dei concerti. Quando mi chiamano per fare dei concerti è la cosa più bella, avere di fronte delle persone che ti ascoltano. Un'altra soddisfazione è invece conquistare il pubblico che non ti conosce. Quando magari attraverso dei laboratori mi ritrovo di fronte a persone che non mi conoscono, io magari canto le mie canzoni e vedo che le persone rimangono a bocca aperta, ed è una bella soddisfazione, perché non sei già famoso ma ti fai conoscere proprio attraverso la musica. Ok. Cos'è che ti piace ascoltare? Piace ascoltare di tutto, ormai non ho più un genere preferito, diciamo che ormai ho un orecchio molto allenato, e quando sento una canzone che mi piace, magari dalla radio o in un film come colonna sonora, uso Shazam, se non la conosco, e da lì risalgo al titolo, all'autore, e mi vado a studiare quel mondo lì, perché poi dietro una canzone c'è sempre un mondo. Quindi ti posso fare mille esempi, ma di recente ho scoperto una canzone che si intitola I Can't Go For That, di un duo americano degli anni 80 che non conoscevo e sono rimasto rapito. E però non c'entra niente col rap. Okay. Hai
Andrea, dici qual è l'ultimo film che hai visto e l'ultimo libro che hai letto. Allora, l'ultimo libro ce l'ho molto presente perché l'ho finito ieri, ed è la biografia, l'autobiografia di Johnny Rotten, che era il cantante dei Sex Pistols. Non so se... Sì. Ecco, io come dicevo prima non ascolto più solo rap e ho trovato che il punk è molto interessante. Io ho ascoltato un po' per caso una performance su YouTube dei Sex Pistols e sono rimasto folgorato. Quando io prima pensa che immaginavo che i Sex Pistols fossero solo un gruppo un po' creato a tavolino, no? Era quello che si diceva in giro, i Sex Pistols non sapevano suonare. Commerciali. Sì, era un'operazione commerciale per fare polemica. In realtà poi quando ho visto questo video ho sentito una fortissima energia, quello che dicevo prima, mi hanno colpito molto e quindi ne ho parlato con un amico che gestisce un negozio di musica qui ad Aosta, Carta Canta, e Loris in particolare mi ha prestato la biografia e ho scoperto tantissime cose di quel periodo, degli anni 70-80, della vita di Johnny Rotten, delle difficoltà che il gruppo ha attraversato, le tensioni tra loro quattro, la famosa storia di Sid Vicious. Però quello che mi è rimasto è proprio la grande intelligenza del cantante Johnny e soprattutto la sua voglia di andare contro gli stereotipi, cioè lui non si accontentava mai di dare una risposta banale, a costo di creare anche polemiche o di essere preso per uno un po' strano, diceva sempre la verità o comunque la sua verità. E qual è l'ultimo film che hai visto? Allora, l'ultimo film che ho visto, l'ho visto a casa, ho visto Mystic River di Clint Eastwood, un film degli anni 90 che non avevo mai visto e che è molto forte, molto forte. Senti Andrea, qual è il social che utilizzi maggiormente? Ma fino a poco tempo fa probabilmente Facebook, anche se non lo usa, non è che usi molto i social in generale, però probabilmente Facebook, e poi dopo tanto insistere da parte di alcuni amici mi sono fatto anche Instagram, però ero un po' fuori da quel mondo. Ok, senti, qual è il luogo che, di Aosta o della Valle d'Aosta che ti piace maggiormente? Questa è una bella domanda. Allora, a me piace tantissimo il centro di Aosta, le vie laterali, diciamo i vicoli che ci sono per esempio tra Piazza Roncas, Piazza della Cattedrale, Piazza Chanù. Adoro quella zona, no? Dove ci sono anche delle case un po' abbandonate, ci sono dei giardini che non riesci tanto a vedere, ti devi un po' sporgere, gli orti urbani, i giardini dei preti, tutta quella zona io l'adoro perché mi sembra una città un po' incantata, una città d'altri tempi. E invece in valle recentemente, diciamo negli ultimi anni, ho cominciato ad andare a camminare in montagna, ad arrampicare, quindi ho visto diverse passeggiate molto belle, mi viene in mente il Nakamuli, quello è un rifugio bellissimo. A Cocolon. Esatto. Bellissimo. Bellissimo. Vicini, parenti, falsi, cortesi, veniva rinchiusa per interi mesi. Andavo a trovarla all'ex maternità, quando il reparto non aveva dignità, stavo male. Vediamo un estratto del brano Anto, vicine parenti false cortesi, veniva rinchiusa per interi mesi, andavo a trovarla all'ex maternità quando il reparto non aveva dignità. Hai voglia di spiegarci meglio questa strofa un po' dura? Sì, volentieri. Diciamo che è una frase che si riferisce alla storia di mia zia, Anto, quindi una storia vera, personale, che ho voluto condividere dopo tanti anni perché mi è venuta spontanea questa cosa. Non mi sono posto tanto il problema di condividere o meno una storia privata. Pensavo che potesse essere interessante per parlare del problema della salute mentale, perché appunto la zia soffre di una malattia psichiatrica. Per me la zia Anto è stata una figura di riferimento molto importante nella mia infanzia, quindi ho patito molto i periodi in cui lei veniva, come dico nella canzone, rinchiusa per interi mesi. È vero che è un'espressione forte, però corrisponde alla realtà. Quando vieni ricoverato in psichiatria, o quando lei veniva ricoverata in psichiatria, non era un semplice ricovero. Lei veniva chiusa e non poteva uscire fin quando
un medico, uno psichiatra in particolare, non decideva che poteva tornare a casa, e spesso dal ricovero all'uscita passavano dei mesi. Per me bambino era una sofferenza sapere la zia lontana, cioè mi mancava, e quando andavo a trovarla constatavo, pur con gli occhi di un bambino, che il reparto era un reparto molto, posso dire, triste, e oggi con le parole di un adulto posso dire che mancava di dignità. So che oggi ci sono stati dei grossi passi avanti, che il reparto è migliorato molto e che si stanno facendo appunto degli sforzi per migliorare le condizioni di chi viene ricoverato. Però questa canzone io dovevo farla perché erano dei ricordi miei personali che non potevo più tenere solo per me, ecco. Come faccio, cara zia, con questa ipocrisia? Non è la malattia che ti ha portata via, ma la coda di paglia di questa società che abbraccia le regole per comodità. Ciao. Sempre tratto dallo stesso brano, come faccio, cara zia, con questa ipocrisia? Non è la malattia che ti ha portato via, ma la coda di paglia di questa società che abbraccia le regole per comodità. Hai voglia di aiutarci a capire meglio questa strofa? Certo, intanto grazie della domanda. Diciamo che forse la cosa da spiegare quando dico che è la coda di paglia di questa società, no? Che in qualche modo mi ha portato via la zia. Io ritengo che non sia tanto la malattia in sé, ma il modo di gestire la malattia che abbia provocato dei danni su mia zia e su tutta la rete familiare intorno, perché non ero solo io a soffrire quando lei veniva ovviamente ricoverata. Bisogna dire che quando veniva ricoverata non c'erano altre possibilità, perché quando lei era in fase, diciamo, acuta, non stava bene lei e non stavamo bene noi, quindi il ricovero era necessario. Però a volte, oltre al ricovero, penso che si potesse fare qualcosa in più, la psicoterapia e tantissime altre, diciamo, terapie alternative che accanto al ricovero e all'assunzione dei farmaci fanno bene. È una cosa che lentamente sta cominciando a muoversi rispetto a 20 anni fa, quando accadevano queste cose alla zia. Quindi penso che in questa realtà molto piccola la malattia mentale venga in qualche modo un po' tenuta e sia stata tenuta rinchiusa e nascosta, come se fosse qualcosa di vergognoso. Quindi non si teneva tanto al benessere della persona malata, ma quanto al decoro della comunità, come se la persona malata portasse, come dire, un che di vergognoso. E allora questa cosa io l'ho sempre patita, perché mi sembrava che invece di affrontare il problema venisse semplicemente nascosto sotto il tappeto. Ecco, io spero che questa cosa non succeda più. Cioè, dobbiamo essere consapevoli che tutti hanno avuto o potrebbero avere problemi di questo genere, non c'è nulla di cui vergognarsi. La cosa che fa più male a un paziente è sentirsi escluso, allontanato dalla famiglia, o magari quando con la famiglia non si va d'accordo, anche solo dalla propria città, dai propri amici. Spero che questa cosa non accada più e che la società impari in qualche modo ad avere a che fare con la malattia mentale in modo più limpido, più rilassato, più sereno. Non c'è niente di male, ok? Solo questo. Dacci una tua definizione di stigma, perché tra parentesi, certo, mi è piaciuto molto cosa hai fatto te con tua zia, sì, che tu non avevi lo stigma proprio con tua zia. Vedi, sono stato fortunato perché io volevo bene alla zia, quindi come fai a... Ecco, veniamo alla definizione di stigma. Lo stigma è come se fosse un marchio, no? Quando tu marchi una persona e dici quella è una persona malata di mente, quindi va allontanata. Io con la zia non ho potuto fare questo, perché io alla zia le volevo bene, cioè ero cresciuto con lei, quindi in qualche modo per me era impossibile non volerle bene anche quando stava male. È certo che stavo male io, perché nessuno mi aiutava a capire che la malattia mentale a volte ti porta a comportarti in modi un po' particolari, un po' strani, a fare delle cose che non riesci tanto a capire, soprattutto da bambino. Però comunque le volevo bene lo stesso. Quindi io non l'ho mai stigmatizzata, cioè non sono mai stato lì a pensare la zia è una matta, quindi è meglio che mi allontani.
né io né la mia famiglia in qualche modo, le siamo sempre stati vicini in tutti i modi possibili. Per cui secondo me lo stigma a volte è un po', come dicevamo prima, un modo della società di creare dei compartimenti, cioè, quelli che stanno male a livello psichiatrico li mettiamo lì, li separiamo da quelli che stanno male a livello fisico, li mettiamo separati dagli altri, però è assurdo, cioè le persone devono stare insieme, solo nell'interazione che si trova poi un equilibrio. Se separiamo tutti i tipi di persone, voglio dire, creiamo solo dei ghetti, e non è il caso. Cantaci una strofa, Salvo. Così a cappella? Sì, se vuoi. Va bene. Nel rap rappresenta Osta, mio padre lavorava alla posta, ho insegnato sta roba ad un botto di gente che adesso mi odia, che irriconoscente, gente insoddisfatta, io non mi fermo mai, scrivo, registro, faccio pure freestyle, mi cercano tutti perché so come si fa, tutti gli altri sono solo dei fan, sta roba del rap mi prende troppo bene, la gente dell'ambiente che mi delude di rime, c'hanno le tasche piene, voi siete solo donne nude, siete squallidi, guardate la cornice, ma io no, non vado mica a quello che si dice, c'ho troppo da fare, tu mi trovi sul beat, del resto me ne frego, sì, meglio così. È una strofetta dell'ultima canzone che ho pubblicato, che si chiama Meglio Così. Benissimo, puoi dirci ancora dove possiamo trovare la tua musica? Certo, allora, sicuramente online, che è la cosa più facile, quindi se andate sul mio canale YouTube Sago trovate dei brani recenti ma anche dei brani del passato. Mi trovate anche su Spotify con due progetti, uno si chiama Altro Quando, dove condivido la musica con un mio amico, e anche un album tutto mio Sago, sempre su Spotify. Tra poco uscirà quello nuovo che si intitolerà Di Renzo, però scritto all'inglese, THE, ed è un modo per riportare al centro della mia narrazione la mia famiglia, che come vi dicevo viene dall'Abruzzo, arriva in Valle d'Aosta alla fine degli anni 70, io nasco negli anni 80 e sono cresciuto un po' con questo stigma, il non essere valdostano. È una cosa che in questa regione io ho patito parecchio, e solo di recente sono riuscito un po' a superare questo complesso, che magari un po' dipende anche dal mio carattere, no? Perché io sono abbastanza timido, quindi se non mi sento in una situazione dove c'è libertà e accettazione accuso molto, però è anche vero che è così, qua diciamo che è importante, no? L'origine, ok? Ecco, allora finalmente nell'ultimo album rimetto al centro tutta quella parte che fino ad oggi mi faceva un po' vergognare, cioè la mia origine. Ecco perché il titolo riprende il cognome di mio papà, il mio cognome. Nel nuovo album troverete ovviamente Anto in una versione remixata, un brano su mio papà e tanti altri brani che riflettono comunque su questo tema dell'identità. Va bene, grazie Salvo, grazie, e voglio stringerti la mano. Grazie a te. Grazie amici ascoltatori, vi ringrazio per la vostra partecipazione e a risentirci alla prossima puntata con il Valdostrano.